Più andiamo avanti negli anni e più dobbiamo riconoscere che il Signore è stato veramente misericordioso con noi. Ci siamo accostati tante volte al sacramento della riconciliazione e quante volte abbiamo fatto il buon proposito, Signore, non lo voglio fare più. E poi forse proprio appena usciti fuori, quante volte abbiamo parlato e abbiamo agito, abbiamo guardato, abbiamo giudicato, eppure il Signore ha continuato a perdonarci. Oggi Gesù in un modo molto chiaro ci dice, e questo è: se volete ricevere il perdono da parte di Dio, dovete perdonare. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ai vostri fratelli, di cuore. Anche questo, ecco, concludo, anche questo tante volte viviamo, no? Sì, io perdono, ma non dimentico. E che perdono è questo di cuore? Apparente, nel pensiero forse, ma il cuore non è libero. E allora chiediamo al Signore, proprio ripetendo questa preghiera di Azzaria, che ci aiuti a un perdono grande e generoso verso gli altri e che ci dia quella gioia, quella capacità di accogliere il suo perdono, di farci sentire nel cuore che la sua misericordia è veramente infinita e che lui ancora non si stanca di noi e interviene per liberarci anche da queste sofferenze, da queste epidemie, ma soprattutto dalla cattiveria. Amen.